sono felice delle tante cose che stiamo costruendo insieme come amministrazione e come città. I problemi sono tanti, però credo che il sesto Natale, se non vado errato, che faccio da sindaco, come atmosfera in città, secondo me è il migliore. Questa è una mia sensazione. Poi ognuno di noi ha invece una vita privata, ci sono i Natali migliori e quelli peggiori, ma in città è sicuramente un Natale di umanità, di sorriso e di voglia di affrontare anche le difficoltà con uno spirito nuovo, e questo è anche grazie a noi, intendo noi come amministrazione, non noi plurale maiestatis, noi come amministrazione, noi come Comune di Napoli in tutte le nostre articolazioni con le municipalità, perché evidentemente se la città migliora dei meriti ce li abbiamo. Poi le colpe ce le prendiamo anche quando non sono nostre, va bene così, però il merito anche di aver costruito e ricostruito una città fortemente ferita con la passione, la competenza e la forza che abbiamo messo in campo. Lo spirito di squadra anche è migliorato molto, anche perché ci conosciamo meglio chiaramente dopo tanti anni. Io ho avuto modo di apprezzare le tante qualità che ci sono in questo comune, e questo ovviamente è un motivo di grande soddisfazione e di grande orgoglio. Siamo impegnati chiaramente non per sederci sui risultati raggiunti, ma per migliorarci sempre. Questo è lo spirito che contraddistingue me e tutte le persone che insieme a me abbiamo deciso di caricarci di questa missione più che di funzione di sindaco, perché per come la stiamo facendo ci stiamo dedicando veramente a tempo pieno per la città. E questo i napoletani ce lo riconoscono, perché io a differenza di altri sto per strada, e sto per strada nei momenti belli e nei momenti difficili, e quindi riesco esattamente a percepire, come i sondaggi e le statistiche non riescono a fare, quello che è l'umore. E l'umore non è che tu non guardi le persone se l'umore è negativo, lo guardi sia se positivo che negativo. E oggi i napoletani hanno un sentimento di affetto per il nostro comune complessivamente, anche quando ci criticano, anche quando ci sono cose che non vanno, anche quando ci sottolineano le inefficienze. Io vedo che c'è un senso di rispetto e di fiducia, e la fiducia, come voi sapete, in una città come Napoli non è facile guadagnarsela, perché devi convincere le persone che non stai là a scaldare una sedia, non stai là a fare affari privati, non stai là per sistemare parenti e amici, ma stai là per servire il bene comune. Credo che questo è anche il messaggio che ho cercato di trasmettere a voi tutti. E se abbiamo raggiunto questi risultati è perché si è creato uno spirito di condivisione all'interno del Comune di Napoli, che ovviamente il compito mio è quello di migliorarlo, di rafforzarlo tutti insieme, con il Consiglio Comunale chiaramente, con il Palazzo San Giacomo e con tutte le municipalità. Quindi il mio è un augurio sincero che possiate trascorrere, anzi che possiamo trascorrere tutti noi, me compreso, un Natale di armonia, di pace, di serenità, e come sappiamo fare noi a Napoli, di grande solidarietà. Io sono assolutamente orgoglioso, da napoletano prima ancora che da sindaco, di vedere in un momento così buio anche nel nostro Mediterraneo, nel mondo, di questa paura, ansia, preoccupazione tra guerre e terrorismi, vedere che la nostra città invece ha scelto di costruire ponti di dialogo e di solidarietà. Anche in questo Natale ospiteremo nelle famiglie di Napoli tutti i ragazzi libici che un mese fa abbiamo soccorso nel porto di Napoli. È un messaggio straordinario, perché io l'ho ricevuto qualche giorno fa qui, come state adesso seduti voi nelle stesse sedie, e mi hanno detto una cosa alla fine che mi ha profondamente commosso: hanno ringraziato i napoletani e Napoli per come sono stati accolti, e sapere che trascorreranno la vigilia di Natale, il Natale, nelle famiglie come se fossimo noi, è un segnale molto importante, perché tenete presente che questo messaggio attraversa il mare e va nel mondo arabo. E il terrorismo e le guerre si contrastano anche in questo modo. Noi non abbiamo il potere di fermare le guerre, non abbiamo il potere di non vendere armi, non abbiamo il potere di far smettere il terrorismo, però abbiamo il potere di costruire un mondo diverso dal basso, cioè il mondo dei popoli, delle comunità e delle persone. E Napoli, vi assicuro che in questo momento è vista con grande attenzione, perché sta costruendo un progetto politico che vede la persona e l'umanità al centro di ogni cosa. Quindi davvero, da parte mia e da parte di tutto il mio staff, tutti i miei collaboratori, ovviamente tutta la struttura che vedo qui rappresentata, vi auguriamo un bellissimo Natale in famiglia e con gli amici, e poi uno straordinario 2017 che ci possa far andare sempre più in vetta per costruire una città che sia sempre più la capitale dell'umanità. Grazie e buon Natale a tutti.